Legge di bilancio nazionale 2019, finanziamenti per i piccoli comuni, o meglio per i comuni al di sotto dei 20.000 abitanti. Castellammare ne usufruirà. La quota che è stata attribuita a Castellammare, ha un importo di 100.000 euro. C'è tutta una casistica di interventi che sono compatibili, che possono essere utilizzabili con questi fondi e diciamo noi abbiamo le idee abbastanza chiare. Riteniamo però che ci sia la necessità anche di dare spazio anche a quelle che possono essere le esigenze dei cittadini. Allo stato attuale c'è un sondaggio che sta facendo il Movimento 5 Stelle su Castellammare. Appunto, parliamo di 100.000 euro e parliamo anche di determinati vincoli, per esempio non possono essere finanziate strutture pubbliche che già hanno un finanziamento attivo. Intanto, per esempio, da un incontro che abbiamo avuto con la marineria locale è emerso la necessità di andare a montare impianti di videosorveglianza alla marina e su questo già ci stiamo attivando, stiamo facendo fare dei preventivi. Un'altra priorità per noi è quella della manutenzione delle strade. Non dimentichiamo che un accordo quadro che era vigente nel nostro comune negli anni precedenti e che prevedeva la spesa di 1 milione di euro per i 3 anni, di fatto è stato impegnato integralmente in un anno, quindi ci siamo trovati con delle casse comunali asfittiche, anche se noi già stiamo intervenendo con la riparazione di buche, con la sistemazione dello svincolo all'ingresso del paese, della nostra città, nel tratto che riguarda proprio la fine della bretella dell'ANAS. Però questo non è evidentemente sufficiente, quindi queste somme potranno essere in parte utilizzate per la riparazione ulteriore di strade e intervenire sulla viabilità interna. Nella legge bilancio si parla anche di interventi alle scuole. La provincia di Trapani è famosa per avere delle problematiche quando riguarda gli edifici scolastici. Castellammare ha la fortuna, devo dire, di avere degli edifici scolastici tutto sommato in buona salute. C'è qualcuno che necessita, come è ovvio che ci sia, di qualche manutenzione in più. C'è un edificio che è l'Istituto Verga, che è attualmente chiuso, ma anche per un discorso di calo delle presenze di alunni, anche se il Verga noi intendiamo ristrutturarlo e ripararlo, intervenire con delle opere di manutenzione a breve, anche se c'è un discorso aperto, devo dire, con l'ex provincia regionale di Trapani. Per quanto riguarda per esempio l'adeguamento antincendio, possiamo dire che pur essendoci stati dei finanziamenti, interpellando il settore tecnico, siamo stati tranquillizzati che le nostre scuole sono tutte adeguate alla normativa antincendio e che sono in fase di rinnovo i certificati di prevenzione incendio. Un'altra cosa che si sta facendo in questo momento è un intervento sulla scuola Crispi, dove abbiamo avuto qualche problema a livello di solai e già siamo intervenuti con un intervento velocissimo. L'impresa ha ultimato o sta ultimando, per meglio dire, i lavori. Sulla scuola media P3, sulla quale noi siamo intervenuti a più battute e stiamo intervenendo ulteriormente perché c'è stata tramandata una perdita di acqua che da quello che ci dicono gli addetti ai lavori dura da più di 5 anni. Già lunedì interverremo con la riparazione di questa perdita d'acqua nei bagni a servizio della palestra e poi la P3 ha avuto o già finanziato delle opere che aspettiamo il decreto per metterle evidentemente in opera.